Buon pomeriggio a tutti e tutte. Oggi sono qui appunto a parlarvi di influencer marketing, ma con un'accezione un po' diversa. Nella storia di Shoreel, che è l'agenzia che rappresento, ci occupiamo di influencer marketing da 15 anni, con due accezioni diverse. Quello più strategico di relazione con i brand, proprio per innestare le strategie di influencer marketing nelle leve di comunicazione dei brand, ma anche di influencer proprio in termini di gestione vera e propria, grazie alla consociata Shoreel Factory che si occupa proprio di talent management. Qual è però il trait d'union che ci unisce? Quello di essere dei traduttori, ovvero di voler raccontare storie, prodotti, servizi dei brand in modo significativo e rilevante per le community. La parola community per noi è decisamente importante e oggi ne abbiamo sentito parlare, però vorrei semplicemente porvi una riflessione, ovvero di non considerarle semplicemente dal punto di vista quantitativo e numerico. Abbiamo sentito parlare di audience, di reach, di percentuali, di engagement, ma dietro a queste community effettivamente ci sono delle persone che possono portare valore non solo agli influencer perché sono, diciamo, il motore principale anche dell'essere influencer, uno non lo diventa, sono gli altri che attestano la rilevanza, ma queste community possono essere decisamente rilevanti anche per i brand. Gli stessi brand devono puntare a costruire le proprie community. E all'interno di queste community possiamo comunque trovare delle persone che possiamo definire brand advocates, ovvero clienti che sono fidelizzati e molto soddisfatti dei servizi, dei prodotti di cui fruiscono e sono propensi a condividere questo punto di vista con altri consumatori, con altri potenziali consumatori, proprio perché credono nei valori e nei prodotti del brand di cui appunto sono fan e sono fidelizzati. Possiamo quindi partire anche proprio da quello che è la definizione tra community e brand community. La community non è altro che un insieme di persone che condivide punti di vista, passioni, valori, anche un po', usiamo anche la parola tono di voce, ovvero proprio il linguaggio. E la community fornisce un sistema di garanzie. Questo stesso concetto può essere traslato per quanto riguarda le brand community, quindi un gruppo di persone che in questo caso invece sono affezionate ad un brand. Prima entrano in questa community come individui perché hanno una propensione di attenzione e di fidelizzazione verso un brand, finché poi trovano effettivamente altre persone che condividono questo stesso punto di vista e questo stesso valore. E soprattutto troviamo nella rete, nel web, nei social, terreno fertile per l'esistenza di queste brand community, la cui ricchezza può portare sempre il brand anche a raggiungere altri potenziali consumatori, partendo dal concetto del sentirsi partecipe. Per questa ragione si crea una relazione molto stretta, come fosse proprio una catena, tra brand e brand community, partendo in primis dal tema della membership. Quando si è parte di una community ci si sente parte, di qualcosa, si scatta un'identificazione. E tutto questo genera un valore che ovviamente questa community riversa verso il brand, ma che il brand stesso poi può anche far propria, far crescere e restituire alla stessa community. Fino ad arrivare a un concetto di integrazione, perché se noi notiamo l'importanza di queste community, di questa efficacia in quanto brand, possiamo quindi valorizzarla con dei programmi di loyalty, valorizzarla con dei premi specifici. Tutto questo, chiaramente, la considerazione porta un'emozione da parte dell'utente che fa parte di questa community, che quindi può diventare sempre fonte di ispirazione e soddisfazione verso il brand stesso. E quindi dal parlare di influencer, come abbiamo visto, che presidiano le varie piattaforme social e nascono sempre di più fino ad arrivare quasi a una saturazione, come dicevamo prima,
perché non renderci conto che forse i clienti più affezionati possono essere gli influencer più corretti per promuovere il proprio brand. E abbiamo identificato due macro cluster, quello di community e quello dei professionisti. Quello della community ha tutte le caratteristiche di cui vi accennavo prima, quindi appunto l'importanza di essere fidelizzato verso un brand e di aver voglia di condividere il proprio di punto di vista con gli altri, ma non meno importante invece è quello dei professionisti, ovvero sono delle figure professionali che sono già clienti di un brand, ma non lo sono come consumatore, lo sono in quanto quel prodotto, quel brand rende possibile l'esecuzione del proprio lavoro e per questa ragione possono dare un contributo ancora maggiore al brand stesso. Dove troviamo terreno fertile nella costruzione della brand advocacy? Come dicevo prima, ovviamente nel web e nella rete. È un tema vecchissimo perché ancora prima che nascessero i social, i brand stessi all'interno magari dei propri siti internet creavano delle community dove appunto le persone potevano scambiarsi punti di vista o i propri contenuti. Poi nascono i social e nasce quindi una frammentazione e bisogna un po' andare alla rincorsa, no? Cercare di riunire sempre di più queste persone, oppure attraverso blog, attraverso brand ambassador program. Ma quello che diventa poi importante è che tutto questo indotto porta a una grande catena di user generated content, sul quale spezzo una lancia del fatto che esistono già persone che producono contenuti. Non è sempre necessario spingere gli influencer a chiedere alla propria community di produrre contenuto. Molto spesso siamo rimasti delusi da queste tipologie di azioni. Invece ci sono già persone che sono disposte a farlo, vanno solo valorizzate. In questa analisi che abbiamo fatto abbiamo trovato appunto brand che hanno già queste realtà attive sia sui social sia sui propri siti, la community di Giallo Zafferano, quella di Nonno Nanni, quella di Cameo, di Pane Angeli, quindi una propensione nel condividere le proprie ricette, quindi il food rimane sempre centrale in questa tipologia di community, ma lo è anche nel mondo beauty, come ad esempio la Beauty Inside Community di Sephora o la Kiko Kisses, per entrare anche nel mondo dell'home, del do it yourself con Leroy Merlin e Maison du Monde. Quindi effettivamente vediamo anche categorie merceologiche molto diverse tra loro che hanno già attive community di questo tipo. Se guardiamo dal punto di vista del professionista, ci sono anche in questo caso brand che si muovono in tal senso, come la Campari Academy, dove coinvolge appunto bartender di tutta Italia per premiare le loro capacità, lo stesso fa San Pellegrino. Sempre nel mondo beauty ci spostiamo proprio dal punto di vista di chi è il protagonista, quindi se prendiamo Avon come brand beauty, ha le sue beauty ambassador che hanno anche un compito di vendita del prodotto, fino anche a pensare ad esempio alla categoria degli hairstylist, se guardiamo il comparto ad esempio di L'Oreal Hair Care, L'Oreal Professionnel. Perché appunto è importante anche portare questi professionisti a un ruolo di brand ambassador? Perché? Perché sono certificatori in prima battuta del prodotto che utilizzano, proprio perché non lo fanno semplicemente per uno spirito di condivisione di valori o perché si trovano bene con quel prodotto, ma proprio perché gli permette di realizzare al meglio la propria professione. E troviamo in questi professionisti anche una voglia di raccontarsi che esula da una piattaforma come LinkedIn, che è sempre stata molto dedicata al mondo del lavoro, ma vogliono condividere la propria professione, capacità e avere visibilità anche in altre piattaforme come TikTok e Instagram, per esempio. Vi ho portato qua degli esempi molto diversi tra loro, ad esempio Tecnomat ha scelto Michael Leotta come suo ambassador e lui non fa altro che essere un muratore nella vita di tutti i giorni. Lo stesso Simone Caporale, che invece un bartender per l'Amaro Santoni, o la Celli Farm per questo brand di fertilizzanti che è Yara. Quindi
la forza di ciascuno di loro è di essere già presenti e di essere già ingaggiati con questo brand. Va solo valorizzata la relazione tra questi due player. Quindi qual è il nostro punto di vista riguardo? Come ci si può muovere per valorizzare queste realtà che abbiamo già effettivamente sotto mano? Allora, in primis partiamo da qualche insight. Come abbiamo visto, tanti brand hanno già approcciato appunto una strategia di brand advocacy creando magari la propria community sul sito o sui social. Però c'è un grande ma, che nonostante queste persone si mettano in gioco, abbiano voglia di produrre contenuto, di essere partecipativi, non posso non dire che molto spesso la qualità di questi contenuti non sia mai il massimo, o meglio, non risponda alle regole estetiche o alle regole di linguaggio delle piattaforme come le viviamo quotidianamente. Quindi per fare un passo verso appunto la brand advocacy non possiamo far altro che valorizzare il contributo di queste persone che fanno proprio parte di questa community, e ci possiamo immaginare effettivamente degli approcci diversi di valorizzazione. Il primo, per quanto riguarda appunto il mondo delle community, dei consumatori, magari fornirgli una semplice guida. Qui vi lascio una case history che abbiamo realizzato quest'anno per Bimby. Bimby, il famoso elettrodomestico che è nelle case di tante persone, ha già una community esistente che si chiama le Bimby Community Star. Il valore di queste persone è incommensurabile per il brand, effettivamente. Cosa ha notato però purtroppo? Che non so, queste soprattutto signore non sono avvezze al linguaggio social, cercano di dare il massimo nella produzione di contenuto, ma vi faccio un esempio banale: i reel al posto di essere in formato verticale realizzavano in formato orizzontale. Ma anche un tema di transizioni di linguaggio. Quindi cosa ci ha richiesto il brand? Di realizzare una guida, che ovviamente noi abbiamo realizzato in forma di ricettario, visto il comparto merceologico, e abbiamo realizzato il ricettario per creare reel perfetti, quindi dando proprio una guida a queste persone per valorizzare ciò che già facevano e che potevano farlo nel modo migliore. Questa guida è stata tradotta in 4 lingue, perché la community Bimby Star è presente su diverse country, è stata tradotta in polacco, in portoghese, in spagnolo e in inglese. Passando invece dal punto di vista dei professionisti, è chiaro che magari la guida potrebbe essere un semplice primo step di approccio, ma se vogliamo valorizzare dei professionisti che sono effettivamente un asset per un brand, magari è possibile selezionarne solo una parte per creare un percorso insieme sul medio e lungo termine. In che modo? Creando proprio una relazione, creando delle giornate di formazione che magari possono vedere coinvolti anche dei creator, soprattutto proprio per dare dei tips corretti in termini di linguaggio social, e quindi di dare valore a queste persone in modo continuativo, magari fornendo trend o fornendo una strategia che li possa supportare al meglio. Perché? Perché se questi professionisti si sanno comunicare all'interno delle piattaforme social portando evidenza il mio brand ne beneficerà in modo positivo. In questo caso vi portiamo un'altra case history che abbiamo realizzato in questo ultimo anno, proprio con il brand Yara. Yara produce fertilizzanti per le coltivazioni, ok? Ci ha sfidato quest'anno nell'aprire il suo profilo Instagram. Il target di riferimento non siamo noi che consumiamo frutta e verdura, ma il loro target di riferimento sono gli agricoltori. Quindi è una sfida abbastanza complessa che ci ha lanciato il brand. Ma al di là di creare una comunicazione istituzionale che veda soprattutto protagonista il prodotto, quindi diventa anche in questo caso una comunicazione unidirezionale del brand verso il suo target di riferimento, abbiamo voluto coinvolgere proprio il target di riferimento, ovvero gli agricoltori, andando a coniare tra l'altro il termine agri-creator. Questo perché abbiamo avuto evidenza insieme al brand che fossero già presenti soprattutto su Instagram e TikTok giovani agricoltori che
raccontano il proprio lavoro proprio come se fossero dei creator, anche con dei numeri di fan base decisamente rilevanti. Vi lascio. Quali lavori facciamo in un vigneto durante l'anno per far crescere l'uva? A gennaio potiamo tutte le viti e per ognuna lasciamo i due tralci migliori. A febbraio passiamo a legarli sui fili di ferro per farli crescere correttamente. A marzo spargiamo il concime, yaramila, oro per nutrire i vigneti e prepararli alla primavera. Ad aprile e maggio passiamo con la spolonatrice per togliere tutti i germogli che non servono. A giugno passiamo a sistemare i tralci inserendoli nei fili di ferro per far crescere i filari in modo ordinato. Nei mesi più caldi passiamo a trinciare e cimare i vigneti per controllare la crescita dei tralci e dell'erba. Sempre in questi mesi, soprattutto quando piove tanto, passiamo a trattare le viti per evitare che si ammalino. Settembre è finalmente il mese della raccolta dell'uva, una parte svolta a mano e l'altra a macchina. Ottobre è dedicato al mais, novembre alla raccolta delle olive, a dicembre ricominciamo. Ovviamente ricomincia l'anno agricolo. Vi lascio anche un secondo video. Ciao a tutti, sono Matilde Cattaneo e oggi in particolar modo ho il piacere di portarvi nella mia quotidianità e celebrare tutte le donne che come me lavorano in agricoltura. È chiaro che il livello della conversazione con queste persone è molto diverso che approcciarsi verso un influencer o un content creator, però sicuramente il valore che possono portare è decisamente altissimo. Quindi perché investire fondamentalmente in una strategia di brand advocacy? Perché la comunicazione sarà autentica e genuina, ce lo aspettiamo anche dai creator, perché ci aspettiamo ovviamente che collaborino con brand solo in cui credino. Ma in questo caso lo avviene ancora di più, semplicemente perché il brand è effettivamente una leva centrale per il lavoro di queste persone, e invece per le community è proprio una passione maggiore che li smuove. Aiuta a costruire maggiormente un rapporto di fiducia con il brand, permette una creazione di contenuti che magari poi al nostro social media manager possiamo lasciar condividere e non lasciarli lì come repository sui social. E in ultimo, ma non meno importante, stiamo mettendo al centro realmente il nostro consumatore, il nostro cliente, rendendolo protagonista e dandogli un senso di appartenenza. Vi ringrazio.